Buongiorno ragazzi, ma se vi ricordate qualcuno l'anno scorso criticava Lautaro Martinez, cioè Lautaro Martinez nel momento del bisogno c'è sempre, fateci caso, c'è sempre, non molla mai un centimetro, ci crede fino all'ultimo secondo della partita. Vi ricordo ragazzi, per chi volesse sostenere il canale è importante iscriversi. È un click gratis ed attivate tutte le campanelline. Ed è un top player, cioè Lautaro gli mancava l'ultimo step e ad oggi possiamo tranquillamente dire che Lautaro Martinez è un top player in tutto, sta diventando anche un trascinatore, quindi lui ormai è un giocatore sicuro dei propri mezzi. Ne servirebbero 11 di Lautaro, ragazzi, ma è un calciatore clamoroso. Io non sono mai stato il difensore di nessuno perché spesso anch'io ho criticato qualche giocatore, ma ragazzi, criticare Lautaro Martinez l'anno scorso, cioè veramente io sentivo delle critiche, sbaglia troppi gol, sbaglia i rigori, sbaglia i gol facili. Questo, cioè, è un ragazzo di 26-27 anni e è tra i primi 5-6 attaccanti al mondo. Ma di cosa stai ragionando? Quelli che ci rompono le scatole a livello arbitrale, io non li considero nemmeno, perché chi non reputa fallo il pestone di Simeone ad Acerbi, secondo me, dovrebbe guardare MasterChef, non dovrebbe guardare le partite. Ma parlo anche ai tifosi napoletani, soprattutto a loro che fanno così, ma cosa fai così? Ma cosa fai così? Cioè, voi volete vincere le partite non tirando in porta, è questo che le volete fare? Avete fatto un tiro con Kvaratskhelia e ancora continuano le polemiche sui social per quel pestone dolorosissimo, tra l'altro, che il Ciolito riserva a Cyborg Acerbi. Ma di cosa state ragionando? Ma guardate, ma fate la pizza la domenica invece di guardare le partite, che fate una grandissima pizza a Napoli, ragazzi. Ora siamo al giro di boa. Al giro di boa, ragazzi, tutti devono dare di più. Si può dare di più come cantavano Tozzi e Morandi. E Ruggeri, si può dare di più, ragazzi. Mi riferisco ad un mio pupillo Aslani che sta avendo una crescita. Allora, innanzitutto a livello fisico, Aslani è più strutturato rispetto all'anno scorso. Si vede che sta facendo anche un lavoro muscolare di potenziamento. È un po' più cattivello per quelle poche volte che ha giocato quest'anno. C'è da dire però che sta avendo una crescita molto lenta. Io mi aspettavo una crescita molto più veloce da parte di Aslani, ma è anche vero che non gli vengono date tantissime possibilità perché lui, tra virgolette, nella fortuna dei tifosi dell'Inter, lui ha una sfortuna, ovvero sia che Çalhanoğlu sta diventando un play mastodontico, anzi lo è già, e quindi è anche difficile farlo riposare, capisci? Un giocatore in quella maniera, io quello lo posso capire, però Aslani devi dare di più. L'ultime due volte sei entrato bene in campo, mi sei piaciuto, ma devi dare di più, Aslani. Puoi dare di più. Io continuo a credere in te perché secondo me Aslani è un giocatore da Inter. Stesso discorso, ragazzi, vale per Frattesi. Ci hanno ammonito Barella e Çalhanoğlu, non ci sono. Ho capito, ma ci sono Frattesi e Aslani, ragazzi. Per l'amor di Dio, sappiamo tutti il valore di Sciala e di Barella, ma cioè, non è che stanno che giocano due ragazzini degli allievi nazionali, giocano comunque Aslani e Frattesi, cioè se Aslani 2 anni fa in quello scudetto regalato al Milan sul vassoio d'argento davanti a 70.000 persone, parlo di Inter Empoli ovviamente, sul lancio, in corsa, stoppa la palla, esce Handanovic, tira e fa gol, se ha avuto le palle di fare quello quel ragazzo, non vedo perché non possa giocare qualche partita nell'Inter. Se a Barcellona ha comunque, io la vedo dall'altro lato, a Barcellona vi ricordate i Champions? Se lui la passa, lì fa gol l'attaccante, non mi ricordo chi c'era lì davanti, ma lui ha voluto tirare, voleva far gol a Barcellona. Servono anche le palle per fare una cosa del genere, attenzione, guardiamola anche dall'altro lato. Quindi questi sono ragazzi con carattere, come lo stesso Frattesi. Frattesi ha avuto, mi sembra, 4-5 occasioni per giocare titolare e non è che abbia fatto benissimo, però quando gioca Frattesi viene sempre paragonato a quello che ti dà Barella. Devi calcolare anche questo. Ok, gioca Frattesi, nella mente il tifoso dell'Inter vede
vede comunque le prestazioni di Barella e Frattesi viene valutato in base a quello. Non è facile sostituire Barella, anche se nell'ultima partita Barella con la testa non c'era, perché è cosa voglio dire di Barella, va bene tutto, però prendersela con i compagni, Barellino, prendersela con i compagni quando te in quella partita stai sbagliando l'impossibile, hai fatto un tiro, hai rotto un finestrino di una macchina nel parcheggio, anche no, Barellino, posso capire che è morto Riva, era il tuo padre calcistico, tutto quello che ti pare, ma prendersela anche con i compagni quando stai sbagliando l'inverosimile, anche no, perché quest'anno questi atteggiamenti non si erano più visti. Mi piacerebbe non rivederli, quindi anche Frattesi per assurdo sta diventando un'arma letale quando parte dalla panchina, perché? Perché ha quel timing, a quegli inserimenti che soprattutto in partita in corso, quando magari la squadra avversaria sta affrontando un po' di stanchezza, diventa letale. Perché ragazzi, gli inserimenti di Frattesi, i timing di Frattesi, cioè, sono tantissima roba, infatti ha segnato quasi come Leao. Non è vero che non sa difendere, perché anche Frattesi io lo reputo un centrocampista totale. Frattesi sa difendere molto bene, è un centrocampista tatticamente molto intelligente che non corre mai a vuoto e ha dei grandi recuperi difensivi, non sa fare solamente inserimenti. Io lo valuto un grandissimo giocatore, Frattesi. Attenzione, per quello che poi riguarda San Siro, in questo canale lo abbiamo sempre detto che l'Inter farà di tutto per rimanere a San Siro, ci sono video e live di un anno fa, qualcuno se le può andare a riprendere, noi l'abbiamo sempre detto che l'Inter farà di tutto per rimanere a San Siro, poi tra dire e fare c'è di mezzo il mare, perché se gli mettono tanti bastoni tra le ruote è normale che poi l'Inter debba trovare una variabile, un'opzione, ma non penso proprio perché in questi giorni sta venendo fuori che la ristrutturazione, Giuse, ma come fanno la ristrutturazione? E io cosa ti dicevo? Fanno come ha fatto il Real Madrid. Quindi giocano a capienza ridotta, ristrutturano settore per settore ed è quello che sta venendo fuori in questi giorni. Quindi vediamo cosa succederà, ma l'Inter le proverà tutte, te lo ribadisco per l'ennesima volta, non lo voglio dire più, per rimanere a San Siro. Sanchez secondo me non parte, ragazzi, davanti noi rimarremo così, io ve lo dico. Nell'ultima partita Arnautovic e Sanchez sono entrati un po' meglio in campo rispetto alle altre volte, perché il gattino fa comunque il passaggio, fa diciamo un mezzo assist da dove poi ne scaturisce il gol. Quindi non è più un leone, è un gattino, non è più un attaccante perché non ha più quello spunto, ma è ormai Sanchez è un trequartista dove comunque un lancio, uno spazio che lui riesce a vedere, capito, in verticale, è un giocatore che per 20 minuti, mezz'ora, se non gli chiedi tanto, ti può essere utile. Su Arnautovic ho sempre troppi dubbi, non sono per nulla fiducioso, ma c'è da dire anche una cosa, ragazza. Ragazzi, Arnautovic e Sanchez, peggio del girone d'andata, non possono fare, possono fare solo meglio. E per me l'attaccante non arriverà, perché tanto Sanchez a metà stagione non va via da Milano, ragazzi. Ci becchiamo dopo con un altro video, in caso sulla Iorro, che è quello che sta succedendo ora, che riporta Calcio e Finanza, e sono notizie ultra positive. Ciao Inter!